Anticipazioni una vita, puntata finale. Caetana è ancora viva. Una vita si avvia lentamente verso la sua conclusione definitiva. Dopo molti anni, l'amata soap spagnola chiude i battenti, ed ovviamente lo fa regalando nuovi inaspettati colpi di scena ai telespettatori. In particolar modo, alla fine della telenovela si scoprirà la verità su Caetana, creduta morta nell'incendio scoppiato nella sua abitazione. Inoltre, arriverà la fine anche per Genoveva. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni una vita, puntata finale, Genoveva assassinata da Aurelio. Alla fine di una vita, ci sono novità importanti anche per Genoveva. Dopo alcune telefonate, infatti, la cattiva scopre che sua figlia Gabriela, che ha sempre tenuto nascosta, vuole fare ritorno da lei per conoscerla. Dopo un iniziale momento di panico che la spinge anche a tentare di togliersi la vita, la Salmeron accetta di incontrare Gabriela. Successivamente, le due stringono un bel legame e Genoveva è convinta di aver trovato un appoggio. Al contrario, Gabriela sta tramando contro di lei per vendicarsi, per averla abbandonata ed anche per diventare la signora del quartiere. Per questo motivo, sta iniziando ad avvelenare gradualmente sua madre. Quest'ultima segue tutto quello che le dice la figlia, la quale la fa visitare da un solo medico. L'unico ad avere dei seri sospetti su quello che sta accadendo è il maggiordomo Marcelo. Il domestico spinge Genoveva a chiedere un secondo parere. In conclusione, però, non è Gabriela a togliere la vita a Genoveva. Mentre la Salmeron diventa sempre più debole a causa del veleno, il perfido Aurelio, che tutti credevano morto, fa il suo ritorno e punta la pistola contro Gabriela. Disposta a tutto pur di proteggere sua figlia, Genoveva si mette davanti a lei facendole scudo con il corpo. È proprio la Salmeron a ricevere il proiettile al posto di Gabriela e a perdere così la vita, dopo tutte le cattiverie commesse nel quartiere. Anticipazioni una vita, puntata finale, Caetana è sopravvissuta all'incendio. Prima di esalare l'ultimo respiro, Genoveva chiede di poter incontrare Felipe e, poco prima di spirare, gli chiede perdono per tutti gli atti crudeli commessi contro di lui. Nonostante la donna sia in punto di morte, l'avvocato dice di non poterla perdonare e va via. Genoveva perde la vita poco dopo. A seguito dell'accaduto, Gabriela si mette in contatto con una persona misteriosa, alla quale dice che, malgrado ci sia stato un imprevisto finale, il loro piano è andato in porto. Ben presto si scopre che la persona con cui Gabriela è in contatto altri non è che Caetana, che è sempre stata viva e ha seguito da lontano le vicende del quartiere. Lei stessa si era messa d'accordo con Gabriela allo scopo di annientare la signora del quartiere, ossia Genoveva. Caetana continuerà quindi a muovere i fili di Acasias ma nell'ombra, dato che tutti sono certi che abbia perso la vita nell'incendio, malgrado il suo corpo non fu mai ritrovato. Intanto Leonor torna per sempre ad Acasias insieme ad Inigo, mentre Felipe decide di inseguire la sua felicità e di partire insieme all'infermiera Dori, di cui si è innamorato. Lolita e Fidel sono sempre più vicini e sembra evidente che tra loro nascerà una storia d'amore, anche se non sarà possibile continuare a seguirla. Sul finale, viene mostrata una realtà parallela in cui una vita si svolge nel 2022. Felipe e Lolita stanno insieme, mentre Cervante è il proprietario di un'agenzia immobiliare, e tutti continuano a vivere le loro vite nei tempi moderni. Un finale a sorpresa sotto tutti i punti di vista, quindi, quello che chiude la soap. Voi che cosa ne pensate? Avreste preferito qualcosa di diverso, oppure vi piace questa conclusione di una vita? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.